Sì, sono con l'avvocato Rosi, presidente dell'Abibanca. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, una piccola banca, una piccola città dei piccoli clienti. Siamo quasi nel 2015, ma si riesce a mantenere la forza di tutte queste tre caratteristiche? Non è facile, anche prescindendo un po' dal solito modo di dire piccolo e bello, ma non è facile perché ora siamo in un mondo dove si pensa alla globalizzazione, dove si pensa ai grossi gruppi, alle grosse aziende, però noi pensiamo che comunque uno spazio per un'attività fatta in una certa forma, con un'attenzione particolare al cliente, con una vicinanza al cliente, ci sia sempre. Forse le nostre piccole contenute dimensioni a livello locale a volte possono anche essere state quelle che ci hanno dato una spinta per crescere più. Comunque noi vogliamo continuare a essere presenti in città e continuare nel nostro piccolo, con le nostre modeste dimensioni, a svolgere la nostra attività, soprattutto a svolgerla in favore del contesto sociale nel quale viviamo. Ecco, a Pistoia ultimamente ci sono tante piccole, medie iniziative, da un filo di pasta di questi giorni alla Toscana in bocca, iniziative enogastronomiche e turistiche per promuovere la città, e Vibanca c'è sempre. Non vorremmo pensare che poi alla fine dia possa dar fastidio la nostra presenza. Noi cerchiamo, come dicevo prima, di interpretare il ruolo di una banca sociale, di una banca locale, in modo più ampio, a 360 gradi. Non dobbiamo fare solo finanziamenti e soltanto raccolta e gestione del denaro, ma dobbiamo anche sostenere iniziative a favore della socialità e cercare soprattutto di mettere in evidenza quelle che sono le eccellenze della nostra città. Nel nostro piccolo, finché potremo farlo, staremo sempre accanto e vicini alle iniziative e all'attenzione, dedicheremo l'attenzione possibile alla nostra città, perché siamo convinti che sia sottovalutata rispetto a quello che in effetti è la potenzialità di Pistoia. Bene, con queste sacrosante parole io le ho ascoltate, ne ho preso nota, la ringrazio, avvocato. Grazie a lei. Grazie.